L'allenamento per le cosce grosse dopo i 40 anni. Io sono il dottor Davide Teggi, sono il cofondatore di Fitness 40+, un'associazione per la salute, per la promozione della salute e del movimento sul territorio nazionale, dedicata alle persone che hanno passato i 40 anni d'età, che vogliono trasformare di nuovo il proprio corpo, come era prima, o avere il corpo che non hanno mai avuto, ritrovare uno stato di forma psicofisico eccezionale e soprattutto ridurre quella che è l'incidenza di alcune condizioni cliniche o patologie insorte che possono riguardare la salute del metabolismo in generale, la salute della nostra tiroide, quindi le disfunzioni tiroidee, l'osteoporosi, le patologie autoimmuni. Ecco, possiamo intervenire con lo stile di vita, con un'alimentazione funzionale, con un'integrazione eventuale se vi è necessario, ma soprattutto con uno stile di vita in generale che preveda un'attività fisica giornaliera, quindi del movimento giornaliero, affiancato a un esercizio fisico mirato. Ed ecco che sulla parola mirato voglio porre il primo focus quando parlo della donna con le cosce grosse sotto. Beh, quando parliamo della donna con le cosce grosse sotto, la prima cosa che puoi pensare è proprio all'estetica, cioè il fatto che le ossa, tra virgolette, del bacino siano sproporzionate rispetto a quelle delle spalle, quindi leggermente più larghe rispetto a quelle delle spalle. Questo è il primo focus a grande di linee che puoi già farti capire quello è un soggetto che viene definito nella medicina un soggetto ginoide. Ecco, ma la ginoide non ha soltanto un discorso legato al rapporto tra i vari arti del corpo, tra i vari diciamo tra le varie sequenze del corpo, tra i vari piani, ma vi è per esempio nel soggetto ginoide la tendenza all'ipolipoliticità, ce l'ho fatta dire in una maniera corretta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente la donna ginoide, che tende ad essere diversa dall'androide, l'androide è, come dice la parola stessa, è molto simile all'uomo, ok, in tante caratteristiche, mentre la ginoide, prettamente femminile, ha uno squilibrio proprio su, per esempio, le capacità di andare ad utilizzare il tessuto adiposo come energia e quindi difficoltà nell'andare proprio a effettuare il processo di bruciagrassi. Ma non solo, ci sono altre caratteristiche in comune, tante caratteristiche che ti fanno focalizzare, ti fanno capire chi è un prototipo di ginoide. Per esempio la parasimpaticotonia, quindi la prevalenza degli ormoni anabolici, la prevalenza di quegli ormoni che ti fanno di per sé mettere proprio facilmente tessuto adiposo, e quindi una diciamo leggera carenza, quindi un equilibrio che va a discapito degli ormoni catabolici, che sono invece quelli che ti permettono, te lo dico in gergo, di bruciare di più. Ma non solo, per esempio altre caratteristiche comuni, soprattutto nella ginoide ormonale, poi vedremo le varie classificazioni, la ginoide ormonale tende ad avere anche una facilità alla condizione di insulinoresistenza, quindi la condizione di malgestione degli zuccheri nel sangue. Non solo, anche la stessa cosa per quanto riguarda il colesterolo cattivo, quindi una malgestione del LDL, che tende ad essere particolarmente elevato e ad esserci una condizione di iperlipidemia. Il quadro va visto sempre in maniera generale, non si trova mai una perfetta ginoide, si trova sempre una ginoide con le proprie caratteristiche individuali ed è proprio per quello che noi poniamo molta attenzione nei nostri percorsi di rinascita al quadro generale. Quadro generale che si deve basare soprattutto su quello che è successo da qua, quindi da oggi al passato, quindi gli allenamenti fatti, lo stile di vita tenuto e soprattutto l'alimentazione. Sì, perché oggi non parleremo di alimentazione, ma l'alimentazione è importantissima per quanto riguarda il mantenimento di proporzioni adeguate all'interno del nostro corpo, delle varie masse cellulari e soprattutto dei liquidi corporei. Liquidi che sono un po' la chiave, sono un po' la discriminante e sono un po' il tallone d'Achille della ginoide. Perché? Perché vi è facilità
solidità nel ristagno di liquidi. Di liquidi, quando parliamo di ginoide, dobbiamo iniziare a capire che tipo di ristagno è. Perché? Perché esistono varie tipologie di ginoide. C'è, come ti ho detto prima, per esempio la ginoide ormonale, che ha proprio uno squilibrio ormonale di base che porta la donna a essere in questa condizione. Condizione che prevede, per esempio, un accumulo, le classiche culotte de cheval, con della ritenzione oppure della cellulite, dipende dallo stato, se è più o meno avanzato, oppure anche l'accumulo classico nell'interno del ginocchio, classico della ginoide ormonale, che ha in comune con la ginoide venosa e la ginoide arteriosa anche, per esempio, un mestruo irregolare, oppure con loro ha in comune anche il dolore al pizzicotto. Tendenzialmente la donna, l'ormonale ha la coscia fredda, tendenzialmente in buone parti della coscia è fredda, e se fai un pizzicotto tende a dire aia. Perché? Perché quello indica proprio uno stato infiammatorio. Non è detto però che tu sia in questa condizione, dipende, perché anche perché dall'oggi al domani c'è una fluttuazione di liquidi mica da ridere. La distinzione che avviene principale tra la ginoide arteriosa e quella venosa è che quella venosa ha delle vere e proprie stasi a livello del circolo linfatico, proprio dei punti dove si fa fatica a esserci un ritorno venoso corretto, un ritorno del circolo linfatico e dei metaboliti verso l'alto. Nell'arteriosa invece c'è proprio un blocco, e c'è una dobbiamo andare a creare nuovi, come dire, farangiogenesi, quindi creare nuovi capillari per riportare, diciamo, il circolo in maniera funzionale, un circolo molto più funzionale. Ecco, un altro aspetto discriminante tra le due, queste sono sottigliezze che però io tengo conto quando faccio l'anamnesi iniziale. Nella fase anamnestica faccio un questionario che, quando una persona evidenzia una condizione di ginoidismo, deve andare a compilare, proprio per indicarmi le varie differenze. La differenza, un'altra differenza estetica potrebbero essere le caviglie. Perché? Perché tendenzialmente la ginoide venosa ha le caviglie sottili, mentre quella arteriosa invece ha le caviglie invece un po' più spesse. Non sono le uniche differenze. La venosa tende ad avere anche il processo di marmorizzazione, che sono quelle classiche macchie violacee che si vengono a creare, mentre invece l'arteriosa tende ad avere invece una evidenza maggiore di vene varicose. Però ripeto, queste si possono anche incrociare, dipende dalla tipologia, non esiste mai un prototipo unico, ma va sempre tutto personalizzato. Quando andiamo a fare è importante andare a capire fin da subito se siamo tendenzialmente una ginoide o un androide, andando a fare un calcolo semplicissimo, dividendo la circonferenza vita per la circonferenza fianchi. Se questo numero è superiore a 0,78, allora ci troveremo in una condizione, lo 0,78 diciamo è la discriminante per dire sono un androide o sono una ginoide, quindi se è più elevato o più basso, la circonferenza fianchi, la circonferenza vita fratto i fianchi ci dà già un valore importante. Ma una volta fatto questo, ti ripeto, questa è una fase anamnestica che spetta poi al professionista andare a fare, non è che ti devi mettere a casa a fare i calcoli. Ti deve far capire che se sono classificata come una ginoide, il tipo di allenamento deve essere molto 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 mirato sulla propria condizione. Proprio per questo che, se probabilmente stai ascoltando, ti stai riconoscendo in questa situazione di ginoidismo, molte volte ti è capitato di fare allenamenti e di peggiorare la situazione. Addirittura ti sarà capitato di andare in vacanza e di riuscire ad eliminare parte della circonferenza, addirittura perdendo dei liquidi camminando molto. Quindi La caratteristica fondamentale, la caratteristica principale, qual è? È che dobbiamo evitare l'accumularsi di metaboliti e soprattutto lo stato edematoso. Dobbiamo evitare di enfatizzare lo stato infiammatorio indotto da esercizio fisico. Perché? Perché l'esercizio fisico di base pone il corpo in uno stato di infiammazione.
Ecco, che lo stato infiammatorio è uno stato ricercato dall'allenamento per cercare poi una risposta ormetica, dove il nostro corpo va a riadattare le strutture sarcomerali, muscolari, eccetera, eccetera, per cercare di opporsi poi a nuove condizioni, a nuove tensioni, a nuove per opporsi in maniera più organizzata a uno sforzo successivo. Ecco, questo stato di infiammazione in realtà si può andare a ridurre, si può contenere andando a fare una programmazione importante. Ecco, un aspetto importante è che quando vado a fare degli allenamenti sulla ginoide, la prima cosa che devo pensare, devo stare attento agli esercizi muscolari a catena cinetica chiusa, che sono quelli che sono più tra i più fruttiferi, per esempio pensiamo allo squat, ma in realtà sull'individuo ginoide riducono l'effetto benefico dell'impatto del piede con il terreno, come può dare per esempio la camminata, che aiuta, che spinge attraverso la pompa plantare il ritorno venoso. Ecco che stiamo già capendo che una camminata, una rollata sul terreno può essere più fruttifera di andare a fare uno squat. Lo squat non lo devo abolire, ma lo devo rimodellare in relazione all'incidenza che ha l'esercizio, il 3x8, il 3x10, eccetera eccetera, sul soggetto. Quindi non c'è una ricetta perfetta, i 3 serie da 10 con tot di riposo, bisogna vedere come il soggetto tende a rispondere a questa cosa. Ecco, che cosa si può dire? In primis, innanzitutto, di evitare sicuramente degli allenamenti che ti pongono ad arrivare al bruciore eccessivo negli arti inferiori, e soprattutto cercare di inserire degli esercizi, cercare di inserire anche in ordine cronologico degli esercizi dove partiamo dalla parte bassa e finiamo sulla parte superiore. Sì, perché sulla parte superiore dobbiamo andare a lavorare in maniera diversa, diciamo in maniera più ipertrofica, quindi ricercare la massa muscolare. Sappi che non diventerai mai gigrobo d'acciaio, la donna ha circa un decimo del testosterone dell'uomo. Però sulla parte superiore del corpo possiamo andare a lavorare sulle masse, almeno per mantenerle, mentre sotto possiamo andare a lavorare ricercando un effetto drenante, un effetto capillarizzante, un effetto dimagrante da parte dell'esercizio. Quindi cerchiamo di, la prima cosa, di focalizzarci quando pensiamo all'allenamento del nostro corpo in relazione alla nostra costituzione, di renderlo armonioso, e per renderlo armonioso ed evitare quella classica che io chiamo disidratazione sarcopenica dei dimagrimenti di donne che mi arrivano ginoidi, che si ritrovano completamente senza muscoli dopo una dieta restrittiva, magari abbassando totalmente le calorie o addirittura i carboidrati. L'aspetto è accumulo, praticamente rimani uguale ma semplicemente diventi più piccola. Perché? Perché non hai lavorato sulle armonie, sui vari reparti in maniera diversa, e quindi sì, ti sei sgonfiata sotto, ma il rapporto a occhio sei rimasta piccola sopra, e quindi esteticamente il tuo corpo è rimasto in squilibrio, in disarmonicità, e diciamo così. Ecco, un altro grande errore che tende a fare la ginoide è tende anche a bere poco. Bere poco che cosa ti fa? Ti fa trattenere molta più acqua, quindi per smobilitare la matrice extracellulare, quindi aiutare il ricircolo linfatico, bisogna bere acqua. È importantissimo bere acqua. Perché? Perché se non la bevi il tuo corpo la trattiene facilmente, e quindi ti puoi trovare anche con un chilo in più il giorno dopo senza motivo, magari dopo aver mangiato una pizza la sera prima, quindi aver condito con un bel po' di sale con un bel po' di carboidrati la sera prima il tuo pasto. Non solo questo è un elemento importante quando vado sull'allenamento per la ginoide stessa, ma io tengo conto anche tantissimo della postura. Quindi certe posture, per esempio certe compressioni a livello venoso da determinare, per esempio sto pensando a un ginocchio recurvatum, sto pensando per esempio a un blocco anche a livello del centro del corpo, potrebbero a livello posturale indurre un minor ricircolo linfatico, e quindi anche lì andare a lavorare con degli esercizi mirati che puntano tanto alle catene posteriori, quindi al rassodamento della parte posteriore della coscia, è importante proprio per dare le curve che magari in quel momento mancano.
Ecco, un altro aspetto interessante è che, e che poi si ricollega al fatto che se stai ascoltando ti sei fondamentalmente, sei in un momento di blocco, magari dici non so perché non sto migliorando, ecco, tieni presente che nella sedentaria, quindi una ginoide che non si allena, la matrice extracellulare è molto ricca, sì di metaboliti ma anche di acqua, quindi quello che senti è un discorso legato all'acqua, ai ristagni di acqua, ma invece nel soggetto allenato, molto probabilmente molto più infiammato, ci saranno anche proteine. Ecco che queste proteine hanno un peso molecolare molto più elevato e tendono, se per esempio abbinate a una disidratazione, a bloccare ancora di più e a creare degli intoppi maggiori. Ecco che dobbiamo stare molto attenti con l'allenamento. Io tendenzialmente, quando preparo un programma di allenamento nei nostri percorsi di rinascita, lo faccio una sorta di programmazione che tiene conto di dei periodi, dei cicli di allenamento di 4-6 settimane di allenamento drenante, dei cicli di allenamento capillarizzante, invece dei cicli di allenamento invece che vanno a lavorare, diciamo, a ricercare l'effetto dimagrante. Chiaramente devono essere associati in quel momento a una determinata profilo, strategia nutrizionale, per esempio ipocalorica, che ti aiuta in quel momento a dimagrire. Ma per esempio oggi, magari per non andare a fare un video mega gigantesco, parliamo per esempio dell'allenamento del primo input che do. Il primo input vado a ricercare una sorta di detossificazione. Questa detossificazione che vede nel fegato l'organo più importante è data dal nostro corpo. L'attività fisica è già di per sé l'esercizio fisico detossificante e quindi tendo a privilegiare dei circuiti aerobici di allenamento con determinate attività, come può essere per esempio la bike, la recline. Attenzione, la bike no, la recline sì, perché la bike tende a schiacciare il sangue nelle arti inferiori, la recline invece no, è quella bicicletta da sdraiato. Ecco che queste piccole attenzioni, dove andiamo ad eliminare completamente la corsa, possono darti dei risultati. Perché eliminare la corsa? Perché la corsa ha una fase di volo e questa fase di volo crea degli impatti che non sono poi così tanto fruttiferi come possono essere quelli della camminata, che prevedono la rollata e quindi una spinta che viene data anche dal mio piede al sangue verso l'alto. Quindi dobbiamo sfruttare l'effetto proprio della pompa plantare e lavorare con delle frequenze cardiache basse, quindi con delle frequenze inferiori al 70-75%, ma direi non oltre 70, della frequenza cardiaca massima. E quello poi insegno bene all'interno dei percorsi come andare a calcolarla. Ecco che andare ad alternare inizialmente degli esercizi aerobici con dei circuiti aerobici può essere una buona soluzione all'inizio per iniziare il processo di detossificazione, che deve essere assolutamente personalizzato sulla persona e che deve tenere conto di tutta questa marea di cose che ho detto. Ce ne sarebbero da dire anche tante altre, ma tieni conto che se ti sei rivista in queste situazioni e non hai ancora trovato il tuo allenamento perfetto, puoi per esempio richiedere l'ingresso nei nostri percorsi di rinascita, dove io aiuto donne come te a cercare di trovare l'equilibrio anche sotto profilo dell'allenamento. Quindi ti basta, magari qua sotto faccio lasciare un link dove puoi compilare un form. Cerca di essere il più esaustiva possibile, dove mi indichi tutta la tua condizione in relazione alle cose che ho detto fino ad oggi. Se ti rivedi in questa situazione, andremo a valutare la tua candidatura. Nel massimo 24-48 ore ti risponderò io personalmente, quasi sempre rispondo io, per trovo il tuo caso interessante, è un caso sul quale andare a lavorare con la certezza del risultato.